Buongiorno, siamo con le cuoche di Costruire Insieme che hanno occupato la chiesa di San Michele. Buongiorno. Buongiorno. Per quali motivi avete fatto questa occupazione? Abbiamo optato per la chiesa di San Michele perché abbiamo la possibilità di sfruttare anche la radio di Don Ivo e quindi poter fare delle interviste radiofoniche. E noi ci aspettiamo che l'amministrazione prenda una decisione, chiederemo l'affido diretto dei servizi mensa a noi per poter gestire questa cosa piuttosto che andare a finire in mano di cooperative o altro. L'opposizione si è resa disponibile, presenterà una mozione per questo affido e speriamo che l'amministrazione prenda atto di questa mozione. Bene. La sua opinione invece? Siamo molto arrabbiate e deluse dall'amministrazione che ci ha detto di trovarci un'altra occupazione fuori dal comune. Io è 3 anni che lavoro sotto ASPAL, comunque negli asili nido, prima lavoravo sotto il comune di Torino. Staremo qui finché non si sbloccano le cose. Benissimo. Io ho cominciato 15 anni fa come giornaliera, ho continuato fino a 9 luglio e adesso siamo state sbattute fuori. Aspettiamo a qualsiasi conclusione positiva comunque. Certo. Io invece sono 8 anni che lavoro col comune di Alessandria, 6 col comune e 2 con la partecipata. Staremo qui fin quando non si decideranno a darci una risposta. Che l'azienda era stata costituita per noi, per i precari, e adesso quest'anno la vogliono mandare a lavorare altre persone al posto nostro. Non lo troviamo giusto, assolutamente. Certo. Grazie. Stonini. Buongiorno. Voi avete presentato una proposta scritta all'amministrazione comunale, mi pare, qualche giorno certo. fa. Abbiamo presentato una proposta scritta chiedendo l'affido diretto dei nidi, che rimanendo al di sotto di 200.000 euro è possibile l'affidamento diretto. Le ragazze costituirebbero una cooperativa di fascia B e quindi l'operazione è possibile a discrezione dell'amministrazione. L'amministrazione, secondo me, ha fatto un accordo sottobanco tra Partito Democratico e CGL per salvare alcuni lavoratori e lasciarne a casa altri, perché non si spiegherebbe altrimenti, nessuno si muove, cioè nessun'altra organizzazione si muove al di fuori della nostra per i precari, in particolare per le cuoche, cioè coloro che lavorano di braccia e che si guadagnano tutti i giorni lo stipendio. Vogliono trasformare l'azienda speciale da un'azienda efficiente, un'azienda deficiente, cioè un contenitore clientelare che non fa altro che immagazzinare costi, col nuovo programma di azienda speciale ci saranno soltanto dei rami secchi, cioè servizi che costano e non rendono nulla. Ecco, questa però pare che stia diventando una lotta fra poveri. Cioè, lotta tra poveri? Io intendo che le mie sono sempre state penalizzate, in quanto, come ho già detto più volte, hanno superato delle selezioni e stanno facendo e tutti i giorni hanno un carico di lavoro equiparato a una ditta privata. Guerra tra poveri è la politica che deve risolvere il problema, non siamo noi sindacati. Io posso tutelare le mie lavoratrici, ma è la politica, cioè il Partito Democratico, che fa orecchia da mercante in particolare, che va a chiedere i voti in campagna elettorale e poi quando è il momento di rassicurare le lavoratrici precarie che sono tutte in condizioni familiari disagiate, le mette in mezzo a una strada dicendo che non può fare nulla e allargando le braccia. Questo non si può accettare dalla parte politica, non è possibile che la politica sia così sorda. Certo, voi avete fatto una proposta che è competitiva per quanto riguarda le condizioni, oltre all'efficienza di cui lei mi ha parlato delle cuoche di Costruire Insieme. Sì, io trovo assurdo che bambini così piccoli da 0 a 3 anni un'amministrazione pensi di far arrivare il mangiare da fuori già preconfezionato. Abbiamo delle cuoche molto efficienti,
dove chiedono di fatturare al comune né più né meno che il loro costo, che il costo del loro stipendio e i costi vivi di gestione, che sono minimi, come si può pretendere che un servizio appaltato da fuori possa costare meno? E se costa meno, cosa danno da mangiare ai nostri bambini? Certo. Questa è la domanda da fare. Ovviamente voi in questo caso fareste da mangiare, le cuoche farebbero da mangiare i bambini? Il servizio dovrebbe essere affidato dall'A alla Z, cioè dall'acquisto alla preparazione dei pasti alla pulizia, cioè fare tutto il servizio completo. Avete già avuto qualche risposta dalla direzione comunale in un senso o nell'altro? Assolutamente, la GOTTA è sfavorevole, probabilmente vuole favorire i lavoratori dell'Aristor, perché nel piano industriale dell'Aristor vi sono 50 esuberi, probabilmente avrà fatto un accordo anche lì per far rientrare i lavoratori dell'Aristor, metterli a cucinare nelle mense, metterli a servire i pasti nelle mense, però sono condizioni diverse. Un conto è cucinare per persone adulte, diversa è la cosa per cucinare per bambini, in particolare bambini così piccoli, da 0 a 3 anni. Ecco, voi non ritenete che ci sia la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di trovare un equilibrio per soddisfare in qualche modo sia i lavoratori dell'Aristor che le cuoche di Costruire Insieme, che sono disoccupate dal 9 di luglio, non dimentichiamolo? Se dobbiamo dirla tutta, l'Aristor ha servito i pasti per due case di riposo per circa 3 anni, la casa di riposo di Castellazzo e quella di San Salvatore, e non facendosi pagare i pasti. Adesso io mi chiedo, se fosse stato un privato, dopo 2 mesi che non mi paga il servizio, o sospendo, prendo provvedimenti, in quanto le case di riposo hanno un rimborso delle rette dei parenti o dall'ASL. Quindi lì c'è qualcosa sotto, c'è qualcuno che ha voluto far affondare anche l'Aristo e non si spiega perché. Certo. Bene, vi faccio molti auguri per la vostra battaglia. Noi naturalmente come media, per quel che possiamo, almeno per quel che mi riguarda, vi seguiamo, vi comprendiamo e speriamo che la missione comunale trovi una soluzione che possa comunque soddisfare la vostra giusta esigenza di trovare un lavoro e quindi di avere un futuro che diversamente invece sarebbe decisamente compromesso. Grazie. Ti ringrazio che sei sempre stato presente in tutte le nostre manifestazioni. Grazie.